Grazie Presidente. Io ringrazio il consigliere Rizzo ovviamente del contributo che di fatto era totalmente sfuggito alla Commissione, non ne abbiamo parlato. Chiedo pertanto e credo che sia una richiesta comune a molti di noi, di poter approfondire la vicenda, conoscere la denuncia che da quello che ho capito è stata presentata da un nostro ex collega come consigliere comunale. O più colleghi, non so se di che tipo, quindi di poter, senza mettere in dubbio le necessità di edilizia popolare, rinviare magari di una settimana, andare in commissione ascoltando il nostro ex collega e facendoci un attimo riassumere le motivazioni e il comportamento dell'operatore. Quindi credo che sia fondamentale per noi conoscere anche questa parte prima di votare, un attimo per ricostruire la storia dello spazio che di fatto era area per spazi pubblici a parco e per il gioco e lo sport, quindi credo sia importante fare un passaggio in commissione e approfondire questa vicenda. Grazie. Quindi chiedo il rinvio in commissione della delibera. Consigliere Morelli, prego. No, andiamo avanti nel dibattito, dopo cioè fa questa proposta, consigliere Calise, lei fa questa proposta chiedendo la sospensione del dibattito, quindi, in aula? No, allora, chiedo la disponibilità all'aula di rinviare la delibera. In caso non ci sia la disponibilità, chiederemo la sospensione. Ci sono pareri, consigliere Biscardini, prego. Ma io credo che è così faticoso fare le cose che quando riusciamo a farle bisogna farle. Con questa motivazione io sono contrario alla sospensione di questa delibera. Signora Calise, lei mantiene la proposta? Sì. Va bene. Quindi mettiamo in votazione un intervento a favore. Chi fa l'intervento a favore? Consigliere Palmieri, vuole fare lei intervento a favore? Non voglio fare una cosa presto e male. Il rinvio credo che non sia sine die, credo che se c'è la volontà da parte di tutti si può rispondere alla proposta del consigliere Calise facendo convocare una commissione in settimana. Mi risulta che domani ci sia una conferenza di capigruppo per convocare una seduta del consiglio giovedì. Quindi noi potremmo benissimo, se c'è l'accordo, fare una commissione giovedì stesso, prima di entrare in aula giovedì. Non perderemmo neanche, non so, neanche un minuto nel rallentare, non perderemmo neanche un minuto e non rallenteremo, chiedo scusa, il provvedimento. Quindi io voto a favore della sospensiva perché non è stato introdotto nel dibattito in commissione un elemento che forse è al di fuori della procedura, ma che era conosciuto a diversi soggetti e francamente credo che anche altri soggetti avrebbero meritato di conoscerlo, per farsi un'idea politica, non perché dobbiamo sostituirci ad altri uffici. Questa è una mentalità che non ci appartiene, non ci è appartenuto su temi particolarmente importanti, particolarmente rilevanti come quella della SEA. Noi facciamo le critiche amministrative e una delle critiche che viene fatta, ad esempio, è un inquadramento generale sulle strategie, perché oggi un consigliere dice affitto e un altro dice vendita. Non c'è un quadro complessivo, non c'è una strategia, non c'è un'idea di fondo. Allora, io, signor Presidente, sono a rafforzare, se possibile, o comunque ad aderire alla proposta formulata dal consigliere Calise, perché ci dà modo di acquisire quegli elementi che non riguardano il procedimento, e non si può dire che, siccome non riguardano il procedimento, non riguardino il tema oggetto del procedimento, che possono essere utili ai consiglieri per farsi una idea. Io non so. Consigliere Biscardini, ecco, intanto Calise deposita la richiesta, posso mettere in votazione la proposta di sospensiva della delibera presentata dal consigliere Calise. Sostituisco il consigliere Forte con il consigliere Pagliuca nel ruolo di scrutatore. Grazie, consigliere Pagliuca. Apro la votazione.
Chiudo la votazione. 33 consiglieri presenti, 8 favorevoli, 21 contrari, 4 astenuti. La proposta viene respinta. Possiamo procedere con il dibattito.